Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Nello scorso video ho continuato l'avventura che avevo iniziato appunto una settimana fa. E insomma, il gioco mi sta piacendo davvero molto. Devo ancora imparare bene a nascondermi. Oh, attenzione però! Non mi aspettavo subito una cinematic. Ok. Devo ancora imparare bene a nascondermi usando i massi, le rocce e quant'altro. E sembra che abbiamo una specie di nemico, un primo boss forse, Pianta Pyrabid, un gaglioffo con radici. E c'è anche Luigi, quindi dobbiamo salvare Luigi probabilmente, anche se non lo vedo qui in mappa. Ah, no, non è proprio un boss. È più... Ah, sconfiggi il mid boss, addirittura te lo dicono pure. Ci sai, per essere sicuro. Allora, se io mi nascondessi dietro una di questi cosi, sono quasi sicuro che ci prenderei delle botte allucinanti. Ok, direi tiro spruita. Passiamo ad un altro eroe, allora. Oh, cavoli. No, passiamo prima a Peach. Facciamo così. Scivolata. Ah, mi conviene? Sì, mi conviene, perché ora faccio anche la difesa, così non mi fa nulla. Spariamo e via. Ah, ma è forte. Allora, con Luigi, che ancora devo muovermi, vado qui. Niente, tiro ostruito, allora turno ai nemici, dai. Purtroppo si sono messi in dei punti particolari che danno molto fastidio. Ah, ma lui è furbo. È molto furbo allora. Bravo. No, mo ci lascia le penne Mario. Ma porca miseria, porca. Allora, dove sta la pianta piragna? Allora... Vado qui con Rabbid Luigi e... Ok, voglio colpire lui. Perfetto. Ah, ma si può andare a nascondere da un'altra parte, ho capito bene. Attivo la barriera. Interessante sto mid boss. Dunque, anche qui l'area di movimento è molto limitata. E mi nascondo qui. E provo a colpirlo da qua. Dovrei farcela. Niente, anche qui con Mario. Niente, Mario mi sa che ci lascia le penne ora. No, non riesco, non, proprio non ho i punti per andare scivolata, niente. Sto cercando in tutti i modi di colpire la pianta piragna qua perché... Pyrabid, non piragna. Cavolo, ma... Ah, immune, ok, giusto, giusto. E quando si muove lo prendiamo, ottimo. Beh, una cosa piuttosto veloce... Eh beh, si rifanno comunque male, vabbè, riduce il danno forse, non nulla a nulla proprio. Oh, allora... Scivolata e poi ci mettiamo qui e spariamo, vai. Poi con Rabbid Luigi andiamo qui in scivolata. Mi sa che con questo turno ce la facciamo, eh. Vediamo un po' quanto sta. Sì, è fatto. Oh, vai. L'obiettivo è di sconfiggere il mid boss, quindi penso che gli altri cadranno con lui.
O almeno lo spero. Ah, fatto. Ottimo allora. E così saresti tu l'altra metà del dinamico duo Mario e Luis? Luca? Lamberto? Vabbè, comunque sia, ben trovato! Ah, il mio saluto ben trovato, o meglio, ben trovati. Addirittura mi dava 8 turni, troppo generosi! Però sì, perché si metteva in posizioni strane la pianta piragna ed era difficile riuscire a colpirla con le scivolate. Mi è andata bene che ho fatto esplodere quella cassa infiammabile e quindi si è spostata in una maniera a me congeniale. Luigi entra in squadra. Oh! Potenzia la mobilità dell'intera squadra e colpisce fino a 3 nemici dalla distanza? Wow! Per inizio gioco è fantastico. Proseguiamo allora, prendiamo ste monetine. E proseguiamo, penso che possiamo andare tranquilli. Ottimo, area conquistata. Ah, aspetta un po'. Questa non voglio perdermela. I collezionabili tutti li voglio. Tre verdi prati. Oh, non è questo niente? Ah, mi sembrava molto sospetto. Ma chi era? Ah, un rabbid. I rabbid incastrati. Stanno scomodi, ci credo, Bipo. Ah, questo è da aprire. Anche questo, wow. Mio Dio, ma che è? Potrebbero darci una mano, effettivamente. Stanno ballando. Ok, qui ancora non ho idea di come arrivarci. È tutto bloccato, accidenti. Ah, ma mo si... eccolo, eccolo, eccolo. Mo si inizia allora a sbloccare un pochino di roba, eh. Vai, let's go. Ah, livello bonus. Ma il tempo è più che caritatevole. Sì, però entriamo qui. Spunzona! Ah! Per Luigi. Buono. Non posso ancora spostare le casse, quindi niente. Per il momento rimaniamo bloccati. Niente, non posso continuare. Andiamo avanti in altri punti. Wow. Quindi qui bisogna tornarci effettivamente. Vabbè, dai. Oh, nice! Let's go, altra battaglia. Allora, iniziamo, dai. Proviamoci. Oh, lo prendo bene, lo prendo, vai. Ah, facile facile. Ah, ma questi sono facili allora? Ok, sono facili. Sì, sono molto facili, quindi insomma, possiamo fare una cosa un pochino più veloce. Meno male. La situazione è molto propizia per noi. Quindi ora con Mario.
Eccolo qua. Ah, potevo posizionarmi meglio dietro alla roccia, ma niente. Roccia, blocco? Non lo so. Mi fa strano chiamarlo blocco perché è un mattone, sinceramente. Comunque, attiamo l'abilità di Mario, così il prossimo turno diciamo che se la prendono in saccoccia. Ok, andiamo anche con Luigi. Oh, andiamo proprio qui, guarda. Posizioniamo bene e via, let's go. Super barriera, perché sennò ora mi sfrangano. Sfrangano è un termine che ho coniato ora. E infatti ho fatto male. Ah, beccato! E con Luigi concludiamo anche questa battaglia molto molto semplice. Mi hanno fatto diversi danni, non me l'aspettavo tutti quanti quei danni, ma i nemici da mandare giù erano piuttosto facili. Andiamo avanti, va. Ah, qui c'è un fungo per ricaricarci. Ci serve, dai. Lo prendo molto volentieri, quindi il fungo ricarica. Anche prima l'ho visto ma non l'ho commentato. Bello, bello. Aha! Oh, catenaccio! Cosa? Ma la cosa che mi interessa ora è usare il catenaccio, fargli male per capire cosa fa. Se i miei calcoli sono esatti, quello è un catenaccio. Per ora sta dormendo, ma appena si accorgerà di noi si sveglierà ansioso di morderci. O forse punterà uno di quei nemici. In effetti i catenacci non si fanno problemi, attaccano l'obiettivo più vicino. La buona notizia è che il catenaccio attaccherà solo quando avremo finito il nostro turno. Ah, i nemici più... Ehi, gattino! Buono? Ah, lui mi segue. Ok, il nemico più vicino è quello ora. Goccia! Lo so, Mario, goccia! Beh, vabbè, dai, però... Potevi anche evitare di fare una cosa del genere, no? Ok, andiamo qui con Luigi. So che dovrei dire Rabbid Luigi, ma è uguale, ragazzi. Non fatevene un cruccio se non dico Rabbid ogni volta. Si fa prima. Ah, qui c'è già Luigi. Vabbè, dai. Provo a colpirlo da qui, quel Rabbid. Vediamo un po' che combinano... Che combina il catenaccio. Mamma mia, quanti danni ha fatto! Quindi, conta come un turno solo il catenaccio? È come se avesse un turno a parte? Allora, il catenaccio ora sta puntando... Ok, andiamo qui e mi nascondo qui. Quindi questo è finito, ok. E poi... Mario. Ah no, posso ancora attaccare con Peach. Ah, ho struito. Vabbè, Mario. Mario, facciamo... Ah, non posso fare doppia? Ok, facciamo così allora. E poi attacco lui. Poi facciamo Mario attivo l'abilità, così attacca i due amichetti qui se dovessero muoversi. E poi con Luigi attacchiamo questo e mi nascondo qui. Tutto storto. Va bene. Turno dei nemici, dai. Il catenaccio attaccherà il nemico più vicino, quindi lui è il nemico di tutti, in poche parole.
Ah. Sì, sì, muoviti, muoviti però. Ah, fregato. Aia. Quanto movimento c'hai. Sì, va bene, ho capito. Ma no, è paralizzato Mario. Però... Tocca a noi. Allora, facciamo così. Vado qui. Attacchiamo lui e se ne va. Poi attiviamo l'abilità di Luigi che si protegge per un po'. Passiamo sì a Peach che se la gode. Con Mario attacchiamo lui e poi gli spariamo pure. Mario è un po' rallentato nei movimenti o sbaglio? Mamma mia. No, Mario mi sa che ci lascia le penne. Eh già. Mamma mia. Ho capito, però. Vediamo un po' se ce la facciamo. Grande. Uno in meno. Manca solo uno, dai. No, ho sbagliato. Ma forse però non ce la faccio, mi sa. Ok, ce l'ho fatta proprio per un pelo. Proprio i punti precisi li ho tolto. No, volevo fargli la scivolata, ma mi sono sbagliato a premere. Wow, bello col catenaccio però, mi piace. Peccato che sia un nemico e non un amico. E anche quest'area fatta. Questa era la 1-6, quindi la 1-7 dovrebbe essere la penultima. A meno che non fanno come tutti gli altri Mario 1-8. Oh oh, ponte inutilizzabile in vista. Sarà meglio trovare una strada alternativa se vogliamo proseguire. Ma un piccolo salto. Mario, tutto quello che fa è saltare. Voglio dire. Ma questo lo sposta ogni volta? Di là c'è quello blu. Che lo sposta da di là. Quindi andiamo di qua, andiamo prima. Ah, è quello cambia il ponte, cambia. Interessante. Andiamo di qua ora. Oh, prendiamo questo collezionabile. Ah, una statuina, ok. Ah, pianta Pyrebid, beh, buono, dai. Poi prendiamo il cannone. E possiamo proseguire. Ottimo. Ah, cos'è? Ah, la bacchetta di prima. Pensavo che era altro. Ah, però, centro battaglia dovrebbe farmi vedere le nuove armi ora. Ho messo Luigi al posto di Peach. Di Rabbid Peach, ovviamente. Abracarabbid, ma solo per... No. Allora, per Luigi... Vediamo un po' che possiamo prendere... Ah, questa qui, vai. Equipaggia. Oh, per lui invece abbiamo... quanta bella roba. Ah, bella, questa mi piace, vai. Ah, ma posso anche migliorare le abilità. Ah, ma io sto scoprendo ora la roba, no. E queste sfere come si prendono? Beh, magari ne do attivo le prime per tutti quanti. Ecco. Ok, devo capire come si prendono ste sfere allora. Vabbè. Magari poi consulterò qualcosa online per capire come fare. Ah, ah, HQ è rotto. E la strada è una sola. Attenzione.
Niente, bisogna andare direttamente al campo di battaglia, a quanto pare. Ah no, forse no, possiamo... Ah, sì, invece. Per forza, ancora non possiamo premere. Non so come fare. Basta spingere, non è che ci vuole a scienza, dai. Sconfiggi 5 nemici. Ah, questi sono i balzellosi, quindi... Ah... Potevo attivare... l'abilità che permette di colpirli. Peccato, peccato. Vado qui. Ma che figata è? Ho aperto le abilità, ho cambiato le armi, sto a fare il casotto. Ma è ancora vivo? Ma peccato. No. Cioè, peccato nel senso... Perché? Ah, ok, è andata. Ok. Ma qua c'è un'altra battaglia? No. Bestione, testoni con la fisa degli inseguimenti. Ah, devo raggiungere la zona? Ah, ci picchia. Non è facile a quanto pare, eh. I miei sensori rilevano due aspetti interessanti legati al comportamento dei bestioni. Primo, il loro bel caratterino. Se vengono colpiti da un'arma, caricheranno il colpevole come tori impazziti. Secondo, hanno lo stesso slancio di un trigeco dopo un All You Can Eat. Se siete distanti, non attaccano. Ah, muoviamoci allora, dai. Questo però non mi fa come Catenaccio che me lo segna quando può attaccarmi. Ah, però mi vede invece, mi vede. No, se non colpisco non carica, no? No, ma dai, ma per uno, Luigi. Ma porca zozza. Guarda, sapete che c'è? Con lui attacco. E poi mi difendo. Ah, ma carica direttamente. Pensavo al turno dopo. Mamma mia. Allora mi sarei difeso prima. A 119 di vita. Vabbè, ci provo, dai, a farlo un po' male. 60. Scusami allora, lo attacco. Posso fa... fatto. Ho sconfitto. E allora? Qual è il problema? Non ho capito. Ne arriva un altro. Ah, ecco. Ah, ci sono semplicemente nemici lì. Beh, così allora è facile, dai. Ok, e anche questa è fatta. Dunque, Luigi ci prende un sacco di botte. E ci è rimasto già due volte. Ah, le sfere le prendo quando completo i livelli, ho capito. Allora, andiamo a fare questo livello bonus e poi mi fermo. Perché mi sa che il prossimo è il livello finale. Dovrebbe essere quello finale, credo. Oh, cavolo. Cosa? Dai, let's go. Ah, devo riscendere. Ah, all'ultimo. Grande. Jurassic Blam per Luigi. Una sentinella perfetta per andare alla scoperta dell'origine della sconfitta dei vostri nemici. Parco è aperto. Quante citazioni. Ok, andiamo, torniamo.
Ottimo. Allora, amici, io direi che per oggi il video può concludersi qui. Nel prossimo completerò sicuramente l'area. E ci sto mettendo un po' troppo, effettivamente. Però ogni volta ci sono... Ah, 1-8, è l'ultimo allora, sì. Ogni volta ci sono nemici nuovi, ogni volta c'è qualcosa di diverso, quindi sto cercando di godermela un pochino. Ah, sembra un bestione gigantesco. Per fortuna non può muoversi, ci avrebbe asfaltato. Allora, io vi ricordo ovviamente, come sempre, che in descrizione ci sono i link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo, ovviamente, domani con un nuovo video. Bye bye!